sono Claudia Tiso, sono una docente pomeridiana, scuola primaria, e sono una counselor e sono una psicologa. Mi sto formando come psicoterapeuta, ho quasi finito, con una scuola di tipo cognitivo integrato. Diciamo che la visione dell'individuo, quindi della psico umana, può essere appunto riconducibile a questa immagine che è quella della farfalla, nel senso che appunto anche la psiche umana ha un modo di evolversi da un punto di partenza che è proprio nostro, quello appunto di avere a dispetto della storia dell'evoluzione un qualcosa in più come esseri umani, la coscienza che fa in modo che noi possiamo avere una immagine di noi stessi e del mondo che c'è intorno. L'opera principale che la coscienza appunto fa su di noi è proprio di metterci a conoscenza di quello che noi, di come noi ci poniamo nei confronti della nostra realtà e come noi formiamo proprio un'idea di noi stessi. Per fare questo, naturalmente, non possiamo prescindere dalle relazioni umane. Le relazioni umane che sono così ingerenti talvolta, così penalizzanti, ma che possono anche avere una parte appunto positiva e recarci quindi un equilibrio per la nostra vita. Ciò che appunto noi dobbiamo pensare di essere proprio degli individui che abbiamo una necessità primaria che è quella della relazione. Relazione che naturalmente, proprio perché la nascita ci pone in uno stato, diciamo, sì, comunque di sistema conoscitivo, perché noi siamo nati con un sistema conoscitivo piuttosto completo, ma ci ha dato modo di esprimerlo attraverso le relazioni che abbiamo incontrato. Relazioni, naturalmente, qui si parla di relazioni primarie, si parla di relazioni con le figure di attaccamento, si parla di Bowlby, della teoria dell'attaccamento, e quindi avremo modo anche di esplorare le varie modalità di attaccamento che ognuno di noi ha potuto incontrare nella propria vita. Modalità di attaccamento, mi riconduco al discorso che ha fatto il collega, si ripropongono poi nella scelta dei partner, ma modalità di attaccamento che comunque sono molto evidenti nelle relazioni umane, per cui noi siamo quella figura rossa che è insieme a altre figure. Non possiamo prescindere da noi stessi senza pensare alla relazione umana, e questo significa che quando noi ci poniamo in contatto con le persone strutturiamo una conoscenza di noi stessi in base a una modalità tacita, quindi non espressa, che comunque viene registrata a livello del soma, a livello della percezione, a livello delle emozioni. E poi abbiamo la possibilità, proprio perché siamo animali evoluti, di avere una nostra conoscenza più esplicita, quella che il linguaggio stesso ci consente di fare. Riconducendomi quindi al discorso che faceva Feliciano, io parlerei proprio della relazione, in particolare della relazione d'amore che uno intesse con le persone, con i propri genitori, con i propri figli, con il proprio partner, di come anche una relazione appunto come quella di coppia possa essere uno di questi fili che va a completare questo tessuto, e come qualora dovesse capitare il buco che si crea per una perdita possa essere destrutturante. Quindi non dimentichiamo quindi che siamo relazionali a 360 gradi, che abbiamo quindi un aspetto anche che è quello dell'emozione. Emozione che ci conduce per mano in ogni relazione.
Infatti possiamo riconoscere, forse questa è l'ultima, infatti, un significato sociale dell'emozione. Questa è una serie di vignette molto indicativa per far capire come, questo è un esempio di un bambino, l'autore di Mafalda, mi pare, Sì, c'è lei. che fa qualcosa ma sta solo in casa e aspetterà la mamma per poter dire che si è fatto male e per piangere. Quindi questo è un significato molto preciso che ci può indicare come l'emozione a noi serve comunque per metterci in relazione con gli altri. Grazie. Grazie.